Secondo voi, fra questi tre diversi tipi di ciocchi di faggio, qual è quello più secco? La risposta dopo la sigla. E bentornati ragazzi sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. Quale fra questi ciocchi di legna è quello più secco? È questo qui. Come ho fatto a saperlo? Seguitemi nel video che adesso ve lo spiego. Questi sono tre ciocchi di legna della stessa essenza, ovvero faggio, e utilizzerò la medesima essenza giusto per anche facilitare un po' la spiegazione. Prima una breve introduzione. Come sapete, la legna si differenzia in due categorie: legna dura e legna dolce. La legna dolce, tipo pino, abete, pioppo, ha una fiamma molto alta, molto intensa, ma tende a esaurirsi abbastanza alla svelta. È utilizzata principalmente nelle cotture a forno, dove si richiede una potenza maggiore, magari forno per le pizze. Mentre la legna dura, tipo faggio, quercia, rovere, betulla, eccetera, eccetera, è considerata una legna per il riscaldamento domestico, e quindi destinata a camini e stufe. L'umidità che deve avere questa legna da ardere deve essere compresa fra 15-20% massimo. Anzi, 20 è già un po' tantino. E tipicamente si lascia stagionare un 2 annetti la legna tagliata. Ma perché è così importante conoscere l'umidità interna dei nostri ciocchi di legna, della nostra legna? Perché dovete sapere che l'umidità abbassa la temperatura di combustione e quindi, andando a bruciare legna molto umida, questa legna produrrà molto molto fumo e parte dell'energia verrà dissipata per eliminare l'umidità in eccesso. E se anche voi avete una stufa a legna, capite benissimo che avere dei ciocchi di legna che non bruciano, ma anzi fanno un sacco di fumo, è la cosa più brutta che può capitare, perché specie nelle stufe attuali, che il tiraggio è stato proprio azzoppato, avere un ciocco di legna che non brucia dentro nella stufa vuol dire per forza aprire la porticina, sgarugare un po' dentro nella camera di combustione, con conseguente inondazione di fumo nella stanza. Le stufe vecchie avevano un tiraggio molto più spinto, quindi anche se c'era un pochino di fumo, se si apriva un po' la porta della stufa, il tiraggio comunque era sufficiente per non far uscire il fumo nella stanza. Ma adesso non è più così. Per le certificazioni energetiche per abbattere l'inquinamento, adesso dentro nelle stufe ci sono dei girofumi che appunto abbassano questo tiraggio. Quindi oggi più che in passato è diventato di fondamentale importanza capire se la nostra legna è umida oppure no. Ma anche in fase d'acquisto è molto più intelligente andare a comprare un volume di legna piuttosto che andare a peso. E ovviamente la legna umida pesa molto di più e noi insieme alla legna andiamo anche a pagare l'acqua piovana. Dopo questa breve introduzione, ora vi spiego come capire se i nostri ciocchi di legna sono effettivamente umidi oppure no. E io l'ho capito utilizzando questo attrezzino qui. Vi faccio vedere come funziona questo attrezzino qui. Allora, si va a togliere semplicemente il cappuccio e qui abbiamo due pin che andranno inseriti direttamente dentro nel supporto. Quindi accendiamo, sentirete un beep, e adesso qui, se vedete, è M1. Tiro fuori il libretto di istruzioni in italiano. Avete un range da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 che corrispondono ai tipi di materiale. I primi due vale per la legna, mentre dal 3 al 7 per materiale cementizio o comunque da costruzione. In questo caso materiale 1 è compreso il faggio, quindi utilizzerò la modalità 1. Invece per il materiale 2 è la legna dolce, quindi tutte le altre essenze, quercia, pino, eccetera eccetera. Ma io adesso lo lascio su 1 perché legna dura e quindi il faggio è compreso nella legna dura. Cominciamo con il pezzo di faggio più umido. Basterà incastrare i due pin, incidere direttamente dentro nella legna in questo modo. Guardate, non so se si riesce a vedere, e mi dà un 20% più o meno. E compare un LED arancione qui. Vuol dire che la percentuale di umidità è elevata. Se la legna va bene o no lo capirete dal LED che compare qui. Cioè verde, arancione, rosso. Verde vuol dire che la legna va bene, è abbastanza, a poca umidità. Arancione ne ha un po', rossa assolutamente non va bene. Vedete che è retroilluminato? Prendiamo questo, che è quello medio, incidiamo, e qua mi dà una percentuale del 15%, 14%, ed è retroilluminato di verde, quindi già
questo va bene. Ma quello ancora più bello è questo. Basta incidere. Andiamo a incidere. E vedete che mi dà una percentuale dell'11, massimo 12%. Quindi bruciare questo pezzo di legna è il top. Non farà fumo e brucerà benissimo. Come avete visto, io ho preso in esame dei pezzi già troncati. Se invece andate a utilizzare pezzi così, la situazione è un pochino più complessa, perché ciò che così tendono a mantenere di più l'umidità, e quindi diciamo che l'umidità che andiamo a rilevare qua in superficie sarà sempre inferiore rispetto all'umidità che c'è qui dentro. Questo è un pezzo tagliato a febbraio-marzo di quest'anno, e se andiamo a controllare l'umidità, qua mi dà 33%, 31% rosso. Vedete? È retroilluminato di rosso, quindi da 30%. Bruciare un pezzo così vuol dire produrre un sacco di fumo e non va bene. Come avete visto, con uno strumento semplicissimo che è questo, si riesce a riconoscere facilmente quanta umidità ha un ciocco di legna. Perché ok, magari visivamente può dare una certa idea, però la colorazione un po' inganna. Ma dotandosi di dispositivi per il controllo di umidità dei supporti, diciamo che la variabile viene eliminata. Poi, io non dico che quando vi arriva la legna dovreste stare lì ciocco per ciocco a misurare. Prendete a campione, magari 3 ciocchi in alto, 3 ciocchi in mezzo, 3 ciocchi in basso. E quello che ho preso io lo trovo molto interessante. Allora, a onor del vero, io questo l'ho preso più che altro per misurare i supporti murari, diciamo. Dato che ho umidità di risalita in casa e grazie a questo riesco anche a individuare i punti in cui il muro è umido. Basta appoggiare i due pin sulla parte interessata e vi legge automaticamente l'umidità che è contenuta nel muro. Ma lo utilizzo appunto anche per capire l'umidità della legna. Ed è molto interessante perché ha diverse modalità. Si possono selezionare le varie essenze del legno, quercia, faggio, betulle, eccetera eccetera, giusto per essere più precisi con il livello di umidità dentro nella legna, che può essere utilizzato anche per rilevare umidità in casa. Io questo l'ho trovato su Amazon, se vi interessa anche a voi vi lascio il link in descrizione. Questo funziona ancora alla vecchia a livello di batterie, quindi ha le batterie stilo, diciamo, da inserire qua sopra. C'è un tappo, si svita e ci sono qua dentro. Quindi non ha la batteria classica litio all'interno con una presa USB per caricarla. Però comunque il costo è contenuto, quello che fa, per quello che fa, diciamo che funziona alla grande e mi ci sto trovando davvero bene. Se invece siete in procinto di comprare una stufa ma non sapete se prendere una stufa a pellet oppure a legna, ho fatto un video in cui vi schiarirà un pochettino di più le idee. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!